La città della fortuna, sempre più green e sostenibile dal punto di vista della mobilità, ora anche il lungomare di Ponte Sasso al suo nuovo percorso ciclabile, venerdì scorso il taglio del nastro davanti a Bagnisole del nuovo tratto di 1,2 km della ciclovia adriatica che va da Marotta a Rio Crinaccio. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per parlare del completamento dell'opera, cioè del secondo e terzo stralcio che andranno da Rio Crinaccio a Ponte Metauro. Attendavamo questa inaugurazione da tempo, questa ciclabile è appunto al confine con Marotta, questa continuità che abbiamo appunto con questa sinergia tra i due territori, tra tutto il territorio diciamo della vallata del Metauro, è lunga 1,2 km, il costo che abbiamo utilizzato diciamo è 1.100.000 euro, di cui 600.000 euro sono fondi europei, quindi anche questo è un ottimo lavoro da parte del comune e da tutti i tecnici che hanno lavorato a questa ciclabile, perché siamo riusciti ad ottenere questi finanziamenti. Il comune ha messo 500.000 euro. Altri progetti di questo tipo in previsione per il futuro? Sì, certamente stiamo continuando con la progettazione. Dividiamo la progettazione in più stralci, quindi il secondo stralcio da Rio Crinaccio, dove finisce questo tratto, arriverà fino all'Hotel Playa, e dal terzo stralcio, che quindi sarà parallelo alla ferrovia, lato monte della ferrovia, sarà dall'Hotel Playa fino al ponte. Speriamo anche in una collaborazione con la regione per la progettazione di questo ponte ciclabile che collegherà appunto la zona urbana di Fano. Un percorso sia ciclabile che pedonale che va a riqualificare l'intero lungomare di Ponte Sasso, rendendolo attrattivo anche per gli stessi turisti. L'obiettivo è proprio quello di rendere un servizio, di rendere più accogliente tutta la struttura. Fra l'altro l'abbiniamo anche, proprio in questi giorni stiamo aprendo le buste per il Waterfront, un concorso di idee che abbiamo fatto che andrà anche qui a migliorare ulteriormente tutto il nostro litorale.